Dio creò l'universo in 6 giorni. Il settimo, Stanley Kubrick, lo rinviò al mittente per rettifiche, scrive un critico. A qualche anno dalla scomparsa del celebre regista, che secondo le sue volontà riposa in pace nel giardino della proprietà vicino Londra, la moglie Christiane e Ian Harlan, suo direttore di produzione nonché fratello di Christiane, ci parlano delle riprese di Barry Lyndon. Stanley voleva a tutti i costi che la fotografia di Barry Lyndon rispecchiasse fedelmente l'atmosfera del XVIII secolo. Amava moltissimo i quadri dell'epoca, ma non sapeva come riprodurli. Non esistendo macchine da presa adatte, era alla disperata ricerca di lenti più rapide in grado di filmare scene al lume di candela. Contattava chiunque sapesse consigliarlo in proposito. Quando ecco che Eureka, gli capita di leggere in una rivista scientifica un articolo sulle lenti Zeiss, di cui la NASA era stata la prima cliente. E disse, sapete che vi dico? Quasi quasi vado a vedere se me le fanno provare, ci penso io. E andò tutto bene. Critici di tutto il mondo si arrovellano intorno all'enigma riguardante l'eccezionale qualità visiva di Barry Lyndon. Come mai i responsabili della NASA e Werner von Braun, il padre della conquista spaziale, accettano di prestare a Stanley Kubrick la macchina da presa munita del mitico dispositivo di cui esiste un solo esemplare al mondo? Questa lente straordinaria, l'unica capace di filmare satelliti spia in pieno buio, costituisce un segreto gelosamente custodito sin dalla sua realizzazione. Il 1 gennaio 2001, Christiane Kubrick si mette a rovistare fra gli archivi del regista scomparso. Sepolta da una montagna di documenti, scopre una cartella con lo stemma della Casa Bianca archiviata come Top Secret, la chiave dell'enigma. Should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. La decisione della NASA di prestare a Kubrick questa lente leggendaria non è che la punta dell'iceberg, il culmine di una storia iniziata 15 anni prima. In un famoso discorso pronunciato nel 1961, John Fitzgerald Kennedy definisce lo sbarco sulla Luna la sua priorità numero uno. Il mese precedente, il russo Yuri Gagarin è il primo uomo a navigare nello spazio. I sovietici hanno vinto in Corea, Berlino e Cuba. Agli americani non resta che la Luna. Gli americani volevano recuperare l'amor proprio ferito dal colpo inferto da Gagarin. E questo si poteva fare, secondo loro, solo creandosi un obiettivo. Un'impresa estremamente ardua che, se fosse riuscita, sarebbe stata un grande successo. Dopo numerose discussioni dentro e fuori la comunità scientifica, si convenne che l'idea vincente era indubbiamente lo sbarco sulla Luna. La conquista della Luna è affidata a uno scienziato tedesco reclutato alla fine della Seconda Guerra Mondiale, Werner von Braun, che da quel momento lavorerà per la NASA in totale impunità. Membro del partito nazista, ha fatto fabbricare i suoi missili V2 dai deportati del campo di concentramento di Dora, ma gli americani decidono di chiudere un occhio sul suo passato. Non so se fosse davvero un nazista, comunque non lo era più e di tedesco non aveva che le origini. Non credo gli siano mai stati imputati crimini di guerra nazisti, per quanti londinesi, bersaglio di oltre 1000 V1, avrebbero qualcosa da obiettare. Ma che volete, la guerra è la guerra.
Dal canto loro, i sovietici decidono di raccogliere la sfida lanciata da Kennedy. Hanno bisogno anch'essi di un cervello che coordini il loro programma lunare. E lo trovano in Sergei Karaliev, che all'epoca risiede nei campi di prigionia staliniani e che senza troppi scrupoli fa costruire la base di Baikonur dalla manodopera del Gulag. La corsa sulla Luna è sempre stata spacciata per l'aspetto nobile della Guerra Fredda, ma il mare della serenità è ancora lontano. Verso la fine del 1966, la CIA intercetta un messaggio secondo cui i sovietici sono pronti a sbarcare sulla Luna. 9 cosmonauti si esercitano da anni e nel gennaio 1966 hanno persino fatto allunare con atterraggio morbido il Luna 9. L'ideatore del programma sovietico, il professor Karaliev, muore all'età di 58 anni a seguito di una banale operazione, l'ablazione delle tonsille. Karaliev? No. La legge americana vieta alla CIA di uccidere chi che sia. Non ci sono eccezioni, è categorica al riguardo. Il sabotaggio non era necessario, sono stati i gravi problemi tecnici a causare la tragedia. Non abbiamo mai ucciso un sovietico. I sovietici non hanno mai ucciso un americano. Nessuno dei due intendeva rischiarsi in un esito potenzialmente nefasto. Nel gennaio 1967, i 3 astronauti dell'Apollo 1 muoiono arsi vivi durante una simulazione. 3 mesi dopo, il sovietico Vladimir Kumarov perde la vita tornando dallo spazio. Il suo paracadute non riesce ad aprirsi. Gagarin, l'eroe dello spazio, muore anch'egli durante un volo di addestramento, lui che doveva calcare per primo il suolo lunare. Il 3 luglio 1967, il missile sovietico progettato per andare sulla Luna esplode sulla rampa di lancio. Il sogno sovietico, inviare un uomo sulla Luna per celebrare il 50° anniversario della rivoluzione d'ottobre del 1917, rimane tale. Ai sovietici non resta che prepararsi ad assistere al trionfo americano. Per la Casa Bianca, inviare un uomo sulla Luna è ormai la priorità assoluta. Non era quella la priorità assoluta, ma la difesa nazionale. La corsa sulla Luna era un progetto completamente a sé, ideato dalla NASA. Dietro c'era una logica ben più sottile. Il programma Apollo non mirava affatto a portare uomini sulla Luna o a prelevare campioni di roccia lunare. Il movente decisivo fu probabilmente lo smacco di Cuba. Gli Stati Uniti d'America erano terrorizzati dal fatto che i russi avessero questo enorme potenziale missilistico. Era una questione di missili, perché il motore che spinge un razzo lunare, quello che dà impulso a un missile, sono molto simili. È indubbio che alla base ci fossero ragioni militari. Bisogna essere proprio ingenui per credere che si sborsassero miliardi di dollari solo per prelevare qualche chilogrammo di roccia lunare. L'Apollo non è infatti che il primo atto delle future guerre stellari. Impossibile ottenere dal Congresso tanto denaro senza il supporto dell'opinione pubblica. Adducendo a pretesto la conquista della Luna, invece, il consenso giunge unanime e immediato. Ecco perché l'amministrazione e il Congresso hanno erogato tutti quei fondi e la NASA ha avuto l'incarico. Bisognava organizzare lo sbarco sulla Luna in modo da battere i russi sul tempo. L'Unione Sovietica è stata bravissima ad elaborare una strategia spaziale partendo da un'industria che era molto meno avanzata rispetto a quella degli Stati Uniti. Si sono messi a competere senza alcuna possibilità di vittoria. Hanno dato fondo a tutte le risorse di cui disponevano pur di restare in lizza. Ed è questo che li ha mandati sul lastrico. Se l'Unione Sovietica arranca, negli Stati Uniti il personale delle imprese aeronautiche impiegato nella ricerca spaziale balza in 7 anni da 30.000 a quasi 400.000 unità. L'enorme cuccagna rappresentata dal programma spaziale viene ripartita in base alle classiche regole mafiose. 3 stati detengono il monopolio nel settore. La California, il Texas e la Florida. Tutti i centri di ricerca, le industrie missilistiche, le basi di addestramento e i siti di decollo vengono predisposti lungo l'asse California-Texas-Florida, dalle missioni di controllo di Houston alle rampe di lancio di Cape Canaveral,
passando per le fabbriche di San Diego. Una manna di diversi miliardi di dollari. Ma niente di tutto ciò è dovuto al caso. Lyndon Johnson è governatore del Texas prima di diventare presidente americano. Nixon e Ronald Reagan accedono alla Casa Bianca dopo aver governato a intermittenza in California. Bush Senior e Junior, poi, fanno man bassa per anni in Texas e in Florida prima di occupare a turno l'ufficio ovale. L'Aircraft Industries e la General Motors finanziano generosamente le campagne elettorali dei governatori nella loro corsa verso la Casa Bianca. Somme esorbitanti vengono destinate all'obiettivo Luna, con il caloroso assenso dell'opinione pubblica. Tutta questa enorme macchina è al servizio di interessi politico-economici. La Luna è un mero alibi. Non resta che convincere il pubblico degli intenti pacifici insiti nella conquista dello spazio. È Werner von Braun a capire per primo che l'impresa deve essere spettacolarizzata. Dai numerosi incontri con Walt Disney emerge un'idea centrale. Soltanto Hollywood è in grado di trasformare un banale lancio missilistico che non appassiona ancora nessuno in un'eccitante mega produzione. A quanti nutrano ancora dubbi in proposito, Stanley Kubrick rifila una splendida smentita. Il regista, in stretta collaborazione con la NASA, ha iniziato a girare 2001 Odissea nello spazio, per le cui riprese occorreranno 4 anni. Lo shock causato dai giornalieri proiettati nel seminterrato della Casa Bianca non fa che confermare un dato già noto alla NASA. La conquista della Luna entusiasmerà le folle. Il film preparerà il pubblico già sensibilizzato dal programma Apollo ad accogliere con fervore il primo viaggio sulla Luna. Il film serve alla NASA per rompere il ghiaccio. Il fatto che ci fosse un artista animato da idee e visioni così fuori dal comune potenziava l'impatto dell'intero progetto. Il film avrebbe dato all'evento maggiore risonanza con la sua forza visiva dirompente. Questo era chiaro. Quando ho visto il film la prima volta, sono rimasto sbalordito. Era un capolavoro con straordinari effetti speciali, la colonna sonora e la magnifica storia di Arthur Clarke. I progettisti e gli ingegneri del programma spaziale ne rimasero tutti profondamente colpiti. 2001 Odissea nello spazio è anche un film visionario. Il vero successo di Kubrick sta nel fatto che nemmeno una sequenza viene criticata dagli ingegneri della NASA perché inverosimile. Le immagini della navicella Discovery alla volta del Sistema Solare sono stupefacenti. Era stata concepita con un'accuratezza straordinaria. L'estremità punta, la sagoma, il motore posteriore. L'influenza di 2001 sull'intero programma spaziale sarà immensa. La visione fantascientifica di Kubrick del cosmo accelererà l'esplorazione spaziale e darà nuovo sprint alla corsa verso la Luna. I tecnici della NASA modificano le tenute degli astronauti, aggiungendo tocchi di colore. Alla NASA piacquero talmente le tute spaziali da apportare le proprie alcuni ritocchi. Non so quali esattamente, ma so che Stanley ne fu molto lusingato. Non è che volessimo emulare le idee del film, è che proprio in quel periodo la NASA stava cercando di rinnovare un po' il look, arrivando per pura coincidenza a soluzioni più o meno simili. Gli faceva piacere sentirsi dire che aveva trattato con cura il minimo dettaglio. Influì notevolmente sul nostro modus operandi. Quando ne parlavano, Stanley e Arthur si sentivano le stelle. Alla vigilia della missione lunare, la NASA si rivolge a Hollywood, il regno della finzione, e a Jack Torrance, produttore della Paramount, che oggi vive a New York. La Casa Bianca e l'amministrazione NASA si rendono conto ben presto che per battere la Russia nella conquista lunare bisogna sconfiggerla sul piano dell'immagine. Il che significa svecchiare le strutture ancora rudimentali del centro spaziale americano e trasferire la competizione sul versante dello spettacolo, sfruttando le risorse di Hollywood. E così vengono a chiederci di creare il sogno, con la conseguenza che tutti gli altri progetti di Hollywood passano in secondo piano.
Mai vista una cosa simile. Cape Canaveral invasa da un esercito di 700 tecnici. Incredibile. Come quando si costruivano le piramidi. Soltanto che la nostra doveva essere ancora più maestosa. Ci fecero anche una promessa. Se vi comportate bene e agite in fretta, alle prossime elezioni uno di voi diventerà presidente. E così fu. Ecco perché Ronald Reagan è salito alla presidenza degli Stati Uniti. E ci diedero carta bianca. Abbiamo rinnovato le tenute spaziali, la forma dei razzi, l'illuminazione aggiungendo 100 riflettori. E poi abbiamo spostato la rampa di lancio in modo che il sole le stesse dietro durante il decollo. Siamo arrivati perfino a rivestire i motori del razzo con oro laminato, benché fosse assolutamente superfluo. Tutto per dimostrare che il progetto era costato una fortuna. E non era che un film, il film più costoso della storia del cinema. Il 17 luglio 1969, Richard Nixon dà l'ok per il lancio di Apollo 11 con a bordo Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins. 2 miliardi di telespettatori si preparano ad assistere ai primi passi dell'uomo sulla Luna. Guidance is internal. 11, 10, 9. Ignition sequence start. Oxidized tanks from the second and third stages now have pressurized. Neil Armstrong reported, we know it will be a good flight. Michael Collins non si riprenderà mai dal fatto di essere stato l'unico dei 3 astronauti a non aver messo piede sulla Luna. Neil Armstrong, completamente scombussolato dall'improvvisa notorietà, si ritira in un monastero. David Bowman è al centro spaziale di Houston, la famosa notte dei primi passi sulla Luna. È in contatto radio permanente con Armstrong e Aldrin. Oggi, semicieco a causa di un incidente, ricorda Armstrong. Il giorno prima gli consegnano in una busta sigillata il copione contenente la famosa frase che pronuncerà subito dopo lo sbarco sulla Luna. C'è la legge, un piccolo passo per l'uomo, un balzo gigantesco per l'umanità. Ci guarda e fa, chi ha scritto questa cavolata? E le sue barzellette prima del decollo? Fenomenali. Dov'è il duty free? Che film daranno a bordo? Voglio un posto fumatore in fondo e con finestrino. E un pasto kosher. Si era portato dietro la radio della macchina perché temeva che al parcheggio della NASA gliel'avrebbero rubata. Senza parlare di quando era sulla Luna e parlava con Aldrin. That asshole tells me you got 2 side orders. I gotta charge you 2 extra bucks. 2 extra bucks for a handful of beans. Can you believe it? How about that? Vectoring 33 Apollo altitude. He forgot completely. Non si rendeva conto che eravamo in 200 nella base della missione a sentire le sue sparate. You see, with Betty, it's comfortable, it's secure, but with Samantha, it's the unknown, it's like an adventure. We're coming here loud and clear. Subito dopo il ritorno trionfale dei 3 astronauti sulla Terra e il loro periodo di quarantena, Buzz Aldrin, il secondo uomo ad aver messo piede sulla Luna, precipita in un'improvvisa depressione, per nessuna ragione apparente. È caduto nell'alcolismo, anche per motivi familiari.
Era talmente depresso che ogni notte tornava a casa ubriaco. Non si può dare per scontato che quei problemi fossero dovuti esclusivamente alla missione lunare. Succede spesso nella vita che ci si trovi in un periodo di totale prostrazione e disorientamento. Come molte altre persone, Aldrin ha attraversato un momento difficile senza sapere bene il perché. Si sono verificati degli episodi un po' particolari che hanno inciso sulla mia vita. Prima del viaggio sulla Luna, il presidente Nixon fu intenzionato a preparare un discorso in caso di insuccesso. Nixon si era preparato al peggio. Alla vigilia del lancio dell'Apollo 11, registra in segreto un messaggio televisivo per annunciare la morte dei tre astronauti. Yesterday, I laid a wreath at the cemetery, which commemorates the brave people. Se vuoi riadattarti alla routine, o cambi, o muori. Per questo si è lasciato così andare. Ho deciso di dimettermi non solo dalla NASA, ma anche dall'aviazione. Ciondolava per la strada senza meta, in preda al delirio. Si dubitava che fossimo andati sulla Luna. Se Nixon è giunto a contemplare a sangue freddo l'ipotesi di inviare incontro alla morte i tre astronauti, quale credito si poteva accordare a quei primi passi sulla Luna che avevano fatto tanto sognare l'umanità? Khrushchev scrive nelle sue memorie: vi siete mai chiesti perché il presidente degli Stati Uniti non era presente al lancio dell'Apollo 11? Eve Kendall, allora segretaria personale del presidente, ci ha fatto intendere che non le dispiace affatto rivangare quei ricordi di 30 anni fa. È Henry Kissinger ad assumerla come stagista alla Casa Bianca, all'età di appena 20 anni. A Washington, Donald Rumsfeld, a cui il presidente Bush ha affidato l'incarico di ministro della difesa, festeggia il suo arrivo al Pentagono. Sono con lui l'ex segretario di Stato Henry Kissinger, Lawrence Eagleburger, il generale Alexander Haig e l'ex direttore della CIA Richard Helms. I cinque sono i consiglieri principali di Richard Nixon. Ci siamo? Sì, un altro bicchiere e sono pronto. Lo sapevo, te l'ho detto apposta. Quale occasione migliore per prendermi in giro? Ehi, ma guarda un po' che si vede. Ciao, Mel. Come va? Non lo so, questo qui non me la conta giusta. Allora, è lei a fare le domande? Sì, in francese. Beh, allora per sicurezza è meglio che me ne traduca. Io non parlo francese, però lo capisco. Ok. Che c'è che non va? No, no, niente, va bene così. È la tipica intervista che si fa in TV nelle trasmissioni serali. È una storia lunga e complicata. Che non tutti devono sapere. Le interesserà ascoltarla. Proprio tutta? Sta girando? Tanto lei la riadatterà a suo piacimento, comunque. Glielo dico in via confidenziale. Spenga la telecamera. La storia è stupefacente. Il neoeletto Nixon è impantanato fino al collo nella guerra del Vietnam e solo un exploit può ridare lustro all'immagine disastrosa che la maggioranza degli americani ha di lui. Il presidente Nixon era al telefono con aria assorta e non faceva che armeggiare con il filo della cornetta. L'ufficio era semibuio, per cui ho preso appunti sulla riunione con difficoltà. Parlammo molto durante quell'incontro, ma lui aveva già preso la sua decisione. Bisognava calmare le acque. Il direttore della CIA sembrava allucinato. Aveva la mania di sopravvalutare il potere dei sovietici. I russi invieranno un uomo sulla Luna, è solo una questione di mesi, se non di giorni. Ho informazioni dettagliate al riguardo. Non possiamo aspettare oltre. Dobbiamo lanciare subito l'Apollo 11. Nei colloqui telefonici o di altro genere, ero sempre quello che premeva perché si usasse maggiore energia e aggressività. Al che ho detto al presidente: mi raccomando, lei non può e non deve assolutamente permetterlo.
Il presidente si rivolge allora agli esperti della NASA dicendo: siamo pronti? Il direttore dell'agenzia spaziale lo rassicura solo in parte. Potremmo non riuscire a filmare l'impresa. Fatto questo, è inaccettabile per il presidente Nixon. Non se ne parla, il mondo intero non aspetta altro che vedere un americano fare i primi passi sulla Luna. Era molto irritato. Sentiva che qualcosa era andato storto, forse anche per colpa sua. Era davvero furibondo. C'era un clima di forte tensione. Allora uno dei consiglieri presidenziali, non so se il generale Alexander Haig o Donald Rumsfeld, suggerì con voce esitante: e se filmassimo i primi passi sulla Luna in uno studio? Se poi non dovesse andare, potremmo sempre mostrare le foto. Parlai al presidente e Kissinger mi appoggiò. Da prima non la presi molto sul serio, perché così mi era stato detto di fare, ma poi la cosa andò sempre più avanti. Il presidente sembrava pronto a farlo e io a sostenerlo. La decisione fu presa essenzialmente da Harry, Alexander Haig e il ministro della difesa. Ma il nostro sistema vuole che l'unica persona a dire l'ultima parola sia il presidente degli Stati Uniti, per cui era lui a dover passare l'ordine. Nixon si sistemò sulla sedia, chiuse gli occhi per qualche minuto, si alzò e disse: signori, avete meno di 2 settimane per preparare tutto. Era una decisione importante e ci demmo tutti da fare per metterla in atto. Un passo sofferto per il presidente Nixon, ma sicuramente quello giusto da compiere. Una soluzione coraggiosa, di cui bisogna riconoscere tutto il merito al presidente Nixon. Saggia risoluzione, soltanto lui ne è stato l'artefice. Poi è venuto da me, mi ha preso gli appunti e dopo averli strappati in 1000 pezzi li ha gettati nel cestino. Mai mi sarei aspettato che potesse succedere una cosa simile, nemmeno quando ero consigliere della sicurezza nazionale. Sintomo questo, credo, della posizione di preeminenza assunta dall'America in quel tempo. Secondo me era la cosa giusta per dimostrare che eravamo gli Stati Uniti d'America di sempre. Usciti dalla stanza, il presidente Nixon disse: ho preso questa decisione e ora ho bisogno del tuo aiuto per metterla in atto. Non restava che affidare il compito alla persona giusta, scegliendo il luogo e il momento opportuni. Dovevamo affidarci a qualcuno di veramente esperto. E a me venne in mente una persona. E il presidente mi fa: chi? È Donald Rumsfeld, il primo a proporre il nome di Stanley Kubrick. Ma come predisporre lo scenario in così breve tempo? Le riprese di 2001, Odissea nello spazio, stanno per terminare nella periferia di Londra. Perché non approfittare di quel set già pronto? Rumsfeld è sicuro che Kubrick non rifiuterà. Sotto l'amministrazione Kennedy, la Casa Bianca gli ha concesso l'autorizzazione di entrare nei luoghi strategici del Pentagono durante la lavorazione del film Il Dottor Stranamore. Glielo doveva proprio. Dissi a Nixon: è molto pericoloso mentire negli Stati Uniti. Non si può montare una truffa del genere in una democrazia. Avrebbe suscitato lo sdegno generale. Era assurdo. E lui rispose quasi affranto: andate avanti lo stesso. Rumsfeld, la sera stessa, si imbarca sull'aereo con Henry Kissinger per l'Inghilterra. Kubrick, sorpreso, trova l'idea divertente, ma all'inizio rifiuta. Rumsfeld insiste. Le chiediamo solo di lasciarci le chiavi dello studio per una settimana. Giusto il tempo di girare il film e fare qualche foto. Le rimetteremo tutto a posto entro lunedì mattina. Kissinger lo adula, dicendogli che Il Dottor Stranamore è uno dei film preferiti di Nixon. Kubrick finisce per accettare. Le false riprese saranno girate in Inghilterra, negli studi della MGM, vicino a Boreham Wood. L'equipaggio utilizzato sarà estremamente ridotto. Sia i due tecnici che i due figuranti saranno agenti della CIA. Firmando un contratto, si impegneranno al silenzio perpetuo in merito all'intera faccenda. Ma Stanley Kubrick, da perfezionista qual è, davanti alla scarsa professionalità dell'equipe della CIA, finisce suo malgrado per supervisionare le riprese del falso sbarco sulla Luna.
ma precisa: da lunedì mattina conto su di voi per sparire per sempre dalla mia vita. My goodness. Accidenti, che personalità. Incredibile. Un uomo estremamente razionale ed equilibrato. E anche coraggioso per dire una cosa del genere. E da quel momento tutto passò alla sua regia. Era un tipo molto serio e rigoroso, con cui del resto andavo perfettamente d'accordo. È vero, se non fosse stato per Kissinger. Trovava quel progetto molto stimolante. Ci volle un po' di tempo, ma poi tutti si mostrarono interessati alla sua realizzazione. Era un'esperienza completamente nuova. Proprio per questo volevamo tentare. Fecero molti tentativi senza successo. Ricordo che per il cielo stellato usarono enormi fogli di carta a forellini. Si resero tutti conto che non si trattava di un'impresa facile. Kissinger era così nervoso che, per distrazione, mise il passaporto in una grossa valigia. Cosa non da lui. Alla fine venne fuori un ottimo lavoro, con immensa soddisfazione di Kissinger. Era fantastico. Ma per carità, figuriamoci. Chissà perché la gente se ne esce con queste assurdità. Sì, ho sentito parlare di questa fantomatica messiscena creata in laboratorio, con fotografie finte, eccetera. Ma non è vero niente. Chiedete ai sovietici se è vero o no. Loro sanno come scoprirlo. Dmitry Mafli lavora per i servizi segreti sovietici da 15 anni, prima di essere scambiato con un altro transfuga quando crolla il muro di Berlino. Fummo sorpresi nel constatare quanti errori avesse commesso la Casa Bianca. Chi volevano prendere in giro? Ci accorgemmo subito che si trattava di una truffa. Impiegammo meno di 2 ore per scoprire l'infondatezza delle foto. Prendiamo la bandiera americana sospesa a mezz'aria. Come faceva a sventolare se sulla Luna non c'è vento? La NASA può anche dire di aver ritoccato le stelle e le strisce per renderle più patriottiche, ma chi ci crede? Sempre a causa dell'assenza di atmosfera, la superficie lunare è caratterizzata da sbalzi estremi di temperatura. La telecamera utilizzata sulla Luna era un Hasselblad 500 di qualità eccellente, ma con nessun congegno particolare. E in 2 ore la temperatura è scesa da più 130 a meno 150 gradi. Eppure tutti sanno che sopra i 50 gradi il calore causa variazioni chimiche alle emulsioni fotografiche, che fanno espandere le parti meccaniche dello strumento e allentare l'obiettivo. Il freddo estremo renderebbe inutilizzabili le batterie e l'esposimetro e congelerebbe la pellicola, che a meno 80 gradi andrebbe in 1000 pezzi. I raggi X provenienti dal sole annebbierebbero la pellicola e quelli ultravioletti altererebbero i colori, che invece sono perfetti. La gravità sulla Luna è pari a un sesto di quella terrestre. Questo significa che un astronauta munito di tuta e tutto il resto, che pesa 184 kg sulla Terra, sulla Luna ne peserebbe solo 30 circa. Avete visto quella che dovrebbe essere l'orma del piede di un astronauta che pesa appunto solo un sesto del suo peso normale? E poi sulla Luna c'è assenza di acqua. Un'impronta del genere non si forma nemmeno sul borotalco. Infine, nessuna delle fotografie è fatta con il flash. Ce ne saremmo accorti perché l'astronauta che scatta le foto si riflette sul visore del casco dell'altro. I due sono illuminati da dietro, eppure si vedono perfettamente i minimi dettagli delle loro tenute. Ora, la prima regola nella fotografia è di non mettersi mai contro luce, altrimenti le foto vengono sfocate. In una foto che siamo riusciti a ottenere prima che la NASA la truccasse, si vede chiaramente la fonte di luce che provoca quelle lunghe ombre orizzontali, due bei riflettori da studio.
Per quanto riguarda la missione dell'Apollo 11, Dimitri Muffley precisa che tutto è andato perfettamente secondo i piani, ad eccezione di una cosa. Non ci sono foto che la documentino, dal momento che la pellicola è inutilizzabile. Muffley ci mostra due foto trovate a fine bobina di una pellicola che non è mai stata sviluppata, sepolta fra gli archivi della NASA. Nella prima le ombre sono totalmente incoerenti. Nella seconda si vede una fotografia di Stanley Kubrick scattata durante le riprese di 2001, che giace abbandonata sul falso suolo lunare dello studio. Ambrose Chappell, ex agente della CIA, rifiuta di partecipare alla missione e si dimette per diventare in seguito pastore a Baltimora. Dopo 30 anni è ora di porre fine a questa storia. Kubrick non è più fra noi, per cui credo sia lecito ormai rivelare il segreto. Gli uomini coinvolti nel progetto sono stati pagati tutti profumatamente. In cambio avrebbero mantenuto la massima segretezza e sarebbero scomparsi per sempre, muniti di una nuova identità, un nuovo volto e una nuova vita, in qualche posto remoto del mondo. Ma poi Nixon e i suoi consiglieri, spaventati, hanno tradotto letteralmente la formula scomparire per sempre. Alla Casa Bianca, Nixon non riesce più a dormire da mesi. Sembra assente, incapace di concentrarsi. E se uno dei testimoni delle riprese decidesse di parlare? Non possiamo correre questo rischio. Nixon si consulta con il suo attaché militare, il colonnello George Kaplan, che suggerisce di inviare i migliori agenti della CIA a sopprimere tutti i testimoni. Il presidente voleva prendere provvedimenti a tutti i costi e io gli dissi, si può anche fare, ma ormai è troppo tardi, avresti dovuto agire un anno fa. A che serve adesso? Secondo me era una follia. Dissi loro che si sarebbe creato il più grosso scandalo della storia americana. Stava a letto, era notte fonda, non so se avesse bevuto. Quelli di noi che lavoravano con Nixon sapevano di non dover prendere sul serio tutto quello che diceva sotto stress. Non so se ci pensasse o meno, ma non lo fece. Disse delle cose terribili, che però non mise mai in atto. Gli consigliai di dormirci su, perché quello era compito del capo di Stato Maggiore. Io non volevo averci niente a che fare, perciò me ne andai. Il mattino seguente mi dice, sai Al, avevi ragione. Nixon decide di annullare l'operazione e lo comunica a Kissinger e a Haig, ma l'ingranaggio è già in moto. Durante la notte il colonnello Kaplan ha inviato uno dei suoi collaboratori della CIA a recuperare nella Casa Bianca la lista stilata dal presidente con i nomi delle persone da eliminare. Hello, George. On that thing we were discussing this morning, I wanted to be sure that you got off a telephone call, preferably a message if necessary. Il primo sentore di guai in vista lo abbiamo avuto il martedì mattina. Disse che la CIA non doveva compiere quella missione segreta, ma di fatto firmò il documento che l'autorizzava a farlo. Nixon era intelligente, capiva quando i suoi ordini venivano eseguiti o no. Così andai da Nixon e dissi, Presidente, c'è un problema. Il colonnello George Kaplan, uscito di senno, prende autonomamente la decisione di proseguire l'operazione. Taglia ogni comunicazione con la Casa Bianca e la CIA e lancia i suoi uomini all'offensiva prima di scomparire. È ormai fuori controllo. Non posso rispondere degli altri. Quanto a me, avevo intuito fin dall'inizio che sarebbe successo. Io sono rimasto sconvolto e anche Henry, credo. Quando capii quel che era accaduto, chiesi, com'è possibile? Lui, qualche cretino, è andato nell'ufficio presidenziale e ha obbedito agli ordini. Non era mai successa una cosa del genere. Domandai, ma chi? Non era stato il capo della CIA, ma dell'unità operativa della CIA. Deve essere stato qualcuno che ha deciso di intervenire di testa sua. Con enorme disagio di Nixon, ovviamente. Non avrei mai immaginato che la situazione sarebbe precipitata a quel modo. Hanno organizzato l'operazione in maniera penosa.
È un sottodipartimento della CIA a prendere in mano l'iniziativa. La troupe del film ha mosso i primi passi ad Hanoi ed è qui che viene a rifugiarsi. Addestrata dai riciclatori di denaro sporco del Pentagono, originari di Saigon, l'unità speciale della CIA si mette a imparare la lingua locale prima di lanciarsi all'inseguimento dei fuggitivi. Avvezzi alle tecniche della guerriglia, questi professionisti del travestimento conoscono a menadito tutti i trucchi per confondersi con la popolazione. Era la feccia della CIA, se così si può dire. Non ho mai indagato su chi abbia organizzato quella buffonata. Ho preferito starne alla larga. Una farsa di infima categoria. Il segretario generale mi chiamò dicendo: ma che succede? Alla Casa Bianca, Nixon festeggia il suo compleanno con qualche amico. Più tardi, a cena con la moglie in un ristorante cinese, gli giunge un messaggio che notifica il fallimento dell'operazione. Decide allora di cambiare metodo. Avevamo chi poteva sistemare la faccenda. I presidenti sotto pressione si trovano ad affrontare a volte delle stupide incombenze. Nixon beve. Non molto, ma non era una di quelle persone che un bicchiere è addio. Nixon non lesina certo sui mezzi. 150.000 uomini e metà della sesta flotta partono alla ricerca dei quattro fuggiaschi, il doppio delle forze impiegate durante la guerra del Golfo per catturare Saddam Hussein. La CIA chiede al Pentagono una maggiore discrezione e ricorre a una strategia già collaudata in Asia e in America Latina, ovvero camuffare gli omicidi da incidenti. Si stava delineando un finale molto vergognoso. Il fonico Andy Rogers morì bruciato vivo in un incidente automobilistico. Jim Gao, l'aiuto regista, fu trovato annegato nella sua piscina privata. Vince Brown fu rintracciato in Patagonia. Il corpo era a pezzi, ma la polizia parlò di suicidio. Vince Brown, il regista, viene individuato e ucciso in un isolotto deserto del Kerguelen. La CIA fu cinica a tal punto da filmarne l'eliminazione. Bob Stein, lo scenografo, intuì il pericolo e si nascose in una yeshiva di Brooklyn per 10 anni, finché non lo scovarono. È in questa yeshiva del quartiere ebraico di New York che il rabbino Königsberg protegge Bob Stein per diversi anni, insegnandogli l'Yiddish. Ma il rabbino comincia ben presto a nutrire dubbi su Bob Stein, che non solo non crede in Dio, ma stenta a credere persino nella propria esistenza. Oft haben wir diskutiert, quasi jeden Abend.
Es ist mal schnell angefangen. Also Frim ist es schon nicht. Hat gehalten, also in der Teure steht geschrieben, also man darf bei uns achten geben, in welchem Restaurant man erst Chasa. Gearbeitet hat er nicht, gelebt auf der Ducke. Bis amul haben ihn gehabt, der Band Chuliganes im Bronx. Sehen dich als Rizayit, haben ihn gezwungen, seit sie zieht sie nein, die zerrissene Häusen. In hintergehackte Sachen, gewusst fahrt heute. 6 Monate ist er gelegen, Mount Sinai Hospital. Bis Rizayit weggestorben. Henry Kissinger, Donald Rumsfeld, la Casa Bianca e la CIA che hanno promesso a Stanley Kubrick di non farsi più sentire mantengono la parola. Ma 5 anni dopo il falso filmato, Kubrick commette l'imprudenza di contattare la Casa Bianca e poi la NASA per chiedere in prestito una lente speciale per girare Barry Lyndon. La NASA accetta in cambio dei servizi resi, o forse per la minaccia appena velata di rivelazioni sui primi passi di Armstrong e di Aldrin sulla Luna. Nixon si è dimesso in seguito allo scandalo del Watergate. Il suo successore, pressato dal nuovo direttore della CIA, rimette in moto la macchina. Dopotutto, Stanley Kubrick è l'ultimo testimone della truffa ancora vivo. Il telefono gli viene messo sotto controllo e la posta intercettata. Kubrick decide allora di eclissarsi. Gira tutti i film nella sua proprietà o nelle vicinanze, che siano ambientati in Vietnam o a New York. Barrica sé e la sua famiglia in casa e non ne esce più fino alla morte. Accusò Nixon di complicità con la CIA nel tentativo di assassinarlo. Ipotizzava tutti i dettagli di dove, come e quanto tempo ci avrebbero messo. Era molto preciso e terrorizzato al tempo stesso. Non so di cosa stia parlando. Al comando della CIA c'era il generale Dick Walters, uno dei miei migliori amici, che mi teneva al corrente di tutto. Solo il generale Walters poteva aiutarci a scoprire la verità. La verità su cosa? Allora mi ascolti bene, perché sto per rivelargliela. Sono sicuro che Nixon non ne sapesse nulla. Il vice di Helms gli disse: non so cosa succederà, ma comunque vada, saremo con lei sino alla fine. Questo avvenne 6 mesi prima. Quando i responsabili furono presi in trappola, corsero da Nixon a cercare protezione. Ma il presidente fu d'accordo con me quando gli dissi che se... Il generale Walters è disposto a continuare il racconto, ma in privato, senza essere filmato. L'eliminazione di tutti i partecipanti alle riprese è ancora un argomento spinoso. Prima di affrontare la questione dell'improvvisa scomparsa di Kubrick, ci chiede di spegnere la telecamera, cosa che abbiamo fatto a metà. Non mi state filmando? No, stia tranquillo. Perché potrebbe costare la vita a qualcuno. Il generale Walters, visibilmente turbato, propone di proseguire la conversazione il giorno seguente. Ma durante la notte muore improvvisamente di congestione cerebrale. Ha accettato di violare una delle regole fondamentali della CIA, il silenzio e l'anonimato. La morte di Vernon Walters viene annunciata con poche righe su Liberation, ma il New York Herald Tribune gli dedica un lungo articolo, dove si legge: il generale Walters aveva appena concesso un'intervista alla televisione francese sul ruolo della Casa Bianca nel programma Apollo alla fine degli anni 60. Secondo il produttore e il regista del documentario, Walters era apparso in ottima salute.